Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Genoveva e Aurelio diventano amanti. Ad una vita, nel corso delle prossime puntate, il rapporto tra Genoveva e Aureli o diventerà sempre più stretto. I due, che nelle puntate in onda in Italia, sembrano essere soltanto alleati, instaureranno una relazione differente. Infatti, diventeranno amanti a tutti gli effetti, anche se Aurelio sembrerà voler far credere a tutti di essere molto interessato ad Annabel. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Aurelio vuole sposare Annabel. Già nelle puntate in onda in Italia, abbiamo visto Aurelio avere intenzione di riavvicinarsi ad Annabel per portare avanti il suo piano che punta alla distruzione di Marcos. Annabel, che ha lasciato definitivamente Miguel, sembra provare di nuovo dei sentimenti nei confronti della sua ex fiamma. Nel corso delle prossime puntate, Aurelio decide di giocare tutte le sue carte per allontanare definitivamente Annabel da suo padre e conquistarla. Infatti, Quesada porta le prove alla ragazza del coinvolgimento di Marcos nell'omicidio di Carlos. La Bacigalupe così si distacca da Marcos in maniera molto drastica e passa tantissimo tempo con Aurelio, arrivando anche a fare l'amore con lui. In breve tempo, convinto di avere Annabel in pugno, Quesada chiede alla ragazza di sposarsi con lui e lei accetta con entusiasmo. Al contempo, Annabel viene a sapere da Natalia che quest'ultima sarebbe stata violentata proprio da Marcos, che quindi sarebbe un uomo del tutto privo di scrupoli, a differenza di quanto lei ha sempre pensato. Di conseguenza, non provando più i sentimenti di prima nei confronti di suo padre, la giovane Bacigalupe non riesce mai a trovare il momento opportuno per dirgli che presto si sposerà con Aurelio. La situazione è destinata a degenerare nel momento in cui Marcos, che crede fermamente che sia stata Natalia ad avvelenare Felicia, decide di assoldare un sicario per aggredirla e toglierle la vita. Aurelio, preoccupato per la sorella, parla anche con Felipe, che ha ormai intrapreso una relazione con la giovane. Anche l'avvocato pensa che dietro tutto questo possa esserci Marcos, unico vero nemico di Natalia, anche se alla fine comincia a pensare che Genoveva possa aver avuto un ruolo, poiché gelosa per la loro storia d'amore che sta nascendo. Tutto questo, però, contribuisce all'avvicinamento di Annabel verso Aurelio. Apparentemente, anche Quesada è ormai follemente innamorato della ragazza e felice di sposarla presto. In realtà, però, le cose non sono affatto come sembrano, perché l'ex militare prova in realtà dei forti sentimenti nei confronti di un'altra donna. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. La storia d'amore tra Genoveva e Aurelio. Proprio nelle puntate in cui Aurelio sembra essere maggiormente coinvolto nella relazione con Annabel, i telespettatori vengono a sapere che ormai da settimane è diventato l'amante di Genoveva. I due trascorrono molto tempo insieme e si lasciano andare alla passione in svariate occasioni. Come, però, si intuisce dai dialoghi, lo scopo di Aurelio con Annabel è proprio quello di portare a termine la sua vendetta contro i Bacigalupe. Aurelio ha fatto entrare Genoveva in qualità di socia nell'azienda che ha fondato con Marcos e ha spodestato quest'ultimo dal ruolo di presidente. Quesada, durante uno dei loro incontri, racconta proprio alla Salmeron che intende portare a termine la sua vendetta attraverso Annabel, sottraendo a Marcos tutti i suoi averi e tutte le cose a cui tiene di più. Aurelio sottolinea che la loro relazione dovrà rimanere assolutamente segreta, ma rassicura Genoveva sul fatto che tra lui e Annabel non c'è niente di vero. Genoveva però, pur essendo d'accordo sul fatto che sia giusto tenere nascosta la relazione che la lega ad Aurelio, decide di divertirsi un po'. Infatti la perfida donna trova eccitante correre dei rischi, di tanto in tanto. Mentre Quesada cerca di nascondere la storia d'amore anche alla sorella Natalia, la Salmeron lo fa preoccupare, comparendo quasi nuda durante una colazione tra i due parenti. Ovviamente, in questo modo, Natalia inizia a sospettare che possa esserci qualcosa tra loro, mentre Genoveva continua a mettere in pratica i suoi scherzi. La relazione tra Aurelio e Genoveva, però, non mostra alcun segno di cedimento e al contrario continua ad andare avanti per moltissime puntate. Come svelano le anticipazioni, questa coppia di cattivi continua ad esserci fino al gran finale della soap.
La Salmerone e i Quesada, almeno durante il periodo in cui rimangono alleati e in buoni rapporti, fanno davvero molti danni ad Acasias e ai suoi abitanti, mettendo in atto i loro diabolici piani. Voi che cosa ne pensate? Vi piace la coppia formata tra Genoveva e Aurelio? E cosa credete che faranno i due nelle prossime puntate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.